Bene, siamo dunque pronti a inviare e a ricevere, possibilmente a ricevere anche, la nostra prima email. Accediamo a Gmail partendo da Google, come abbiamo visto nella precedente lezione, quindi partendo dalla homepage di Google, clicchiamo su Gmail o anche su Accedi, è la stessa cosa, poi dopo si arriverà comunque a Gmail, e utilizziamo l'account che abbiamo creato. Nella precedente lezione io ho creato un account chiamato AndreaLearning presso gmail.com e lui propone già automaticamente quell'account, si ricorda l'ultimo account con cui è stato usato Google. E ora chiede la password, ricordatela la password. Nel caso l'aveste dimenticata, cliccate su Servi aiuto e seguite le istruzioni che Google vi proporrà per recuperare eventualmente la password oppure reimpostarla ex novo. Ora io la password credo di ricordarmela, la scrivo esattamente come l'avevo impostata, rispettando anche eventualmente le maiuscole, le minuscole, eccetera. Accedo. Lì adesso il browser mi sta chiedendo se voglio salvare la password in modo che in futuro non dovrò più reinserirla. È un'opzione che potreste adottare se il computer che state usando è il vostro, personale, e quindi siete solo voi a metterci le mani. E allora potrebbe essere comodo salvare la password una volta per tutte e evitare così di stare ogni volta a ricordarsela. Però se il computer lo usa, lo stesso computer, lo usano più persone, anche magari nella stessa famiglia, insomma, per questioni di privacy, di riservatezza, è bene non memorizzare la password. Per esempio nei computer dei laboratori scolastici è d'obbligo adottare questo accorgimento. Ora, come vedete, quando si entra, la prima volta il team di Google Mail vi saluta e vi dà una serie di messaggi introduttivi che si propongono di guidarvi anche alla comprensione di questa applicazione. Questa che state vedendo è un'applicazione web. È un'applicazione web che fornisce servizio di posta elettronica. Questi sono dei messaggi. Queste sono delle email che già avete ricevuto quando abbiamo creato l'account e che sono state inviate automaticamente. Per leggere, qui vedete, qui è riportato innanzitutto il mittente, chi è che vi sta scrivendo, in questo caso il team di Gmail. Poi specificato l'oggetto del messaggio e un'anteprima del contenuto. E poi la data in cui quel messaggio è stato spedito. Per leggerlo, basta cliccare sull'oggetto. Ecco qua, e leggo il messaggio. Ciao Andrea, il nome che avevo dato io al mio account era Andrea, appunto, il cognome era Learning. Ecco alcuni suggerimenti per ottenere il massimo da Gmail. Bla bla bla. Ora possiamo tranquillamente ignorare la lettura di questi messaggi introduttivi e tornare indietro cliccando su questa icona con questa freccia a gomito verso indietro, appunto. Ecco, notate che i messaggi che sono già stati letti appaiono in testo normale e non in grassetto. Quindi il grassetto è il modo con cui Gmail vi sta dicendo che qui c'è un messaggio nuovo che, o perlomeno un messaggio che non hai ancora letto. Se io volessi impostare tutti i messaggi come se li avessi letti, no, insomma, senza leggerli davvero, posso selezionare i messaggi mettendo la spunta sul rispettivo checkbox e poi venire qui e dire. E qui su questo triangolino e selezionare già letti, vedete che c'è anche da leggere. Alcuni messaggi posso anche marcarli come speciali. Questo mi servirà a, eventualmente, quando avrò 1000 messaggi, a recuperare più velocemente un messaggio che appunto per me è speciale e che ho interesse a recuperare e leggere subito. Ora adesso li marco come già letti. Un'altra opzione, già letti, vabbè. Lui vuole che questi qui li vada a leggere, ok? Un'altra, qui queste icone vi permettono anche di selezionare il messaggio ed eventualmente eliminarlo. Cestino lo elimina. Volendo potreste anche spostare i messaggi in cartelline.
le quali cartelline voi potete andare a creare di qua, creare una nuova cartella, etichetta e categorie. Per il momento lasciamo perdere la trattazione di questa parte. Limitiamoci per ora a fare la cosa più semplice, inviare un messaggio. Come si invia un messaggio? Cliccando su Scrivi. Clicco su Scrivi e ora lui mi chiede di specificare l'email a cui inviare il messaggio. Per esempio, invio un messaggio all'assessorato. Al mio assessorato, a me stesso, in questo caso a me stesso dall'altra parte, f.leonetti presso, o chiocciola, come trovate più comodo, comune.andria.bt.it. Devo stare attento a scrivere per bene l'email. Qui non fa differenza le maiuscole e le minuscole, avrei potuto scrivere anche tutto maiuscolo, non fa differenza. Come vedete, ci sono anche questi CCCCN. Questi ci permettono anche di specificare ulteriori destinatari a cui inviare lo stesso messaggio per conoscenza. CC, possiamo, in inglese è carbon copy, che è l'espressione che loro usano, corrispondente alla nostra italiana, a Tizio e per conoscenza a Caio e per conoscenza a Sempronio. Per cui il destinatario principale è Tizio, cioè in questo caso F.net, eccetera. Però è bene che anche altri sappiano e prendano atto, prendano visione di questo messaggio. Se io invece volessi mandarlo proprio a tutti, a più persone come destinatari principali, posso, separando con una virgola, ho scritto una virgola, ho premuto una virgola e questo mi ha permesso di isolare quell'email. E avere la possibilità di scrivere un altro email e così via, non ho un limite, virtualmente non c'è un limite, in realtà c'è, ma adesso non ci interessa, non lo raggiungeremo mai. Un limite nel numero di email a cui possiamo inviare lo stesso messaggio, certo non a migliaia, nell'arco delle decine, delle centinaia ci si può stare. Poi si deve specificare bene, specificare l'oggetto che sintetizza un po' il tenore, il contenuto principale del messaggio che si sta spedendo. In questo caso, beh, saluti. E qui scrivo: buongiorno, sono lieto di inviarle il mio primo messaggio di posta elettronica. Saluti, Andrea Learning. Qui posso inviare, qui cliccando su invia, invio, però notate queste altre iconcine, queste permettono di allegare eventualmente una foto, queste permettono di specificare anche per esempio un link, tipo guarda questo sito che è molto interessante, oppure di inserire una emoticon, cioè avete presente, no? Beh, non devo spiegarlo, sono quei sorrisini, quei vari... bello, faccio prima farla vedere questa cosa. Per esempio, qui voglio esprimere il mio compiacimento, il mio orgoglio per aver inviato il primo messaggio di posta elettronica e aggiungo un'espressione. Questa espressione si chiama emoticon, una icona che appunto rappresenta una emozione ed è il modo con cui noi si cerca di aggiungere alla comunicazione non verbale. Scusate, una comunicazione verbale, un elemento della comunicazione non verbale che in genere facciamo, aggiungiamo quando parliamo faccia a faccia. Ok, clicco su invia e il messaggio è stato inviato. Per rendermene conto, io posso andare qui, vedete, posta inviata e vedo che è stato inviato a f.lanetti il messaggio di saluti. Attenzione, è stato inviato, qui non ci dice nulla sul fatto che F.Leonetti dall'altra parte l'abbia effettivamente letto. Ora dobbiamo aspettare che F.Leonetti si collegherà, scaricherà la sua posta, leggerà il messaggio e se vorrà replicherà dicendo oh grazie, eccetera. Quindi non aspettatevi all'istante, no, non è un chat, non è una messaggistica istantanea alla posta elettronica, quindi non aspettatevi subito una risposta, tantomeno aspettatevi una virgolette ricevuta di ritorno, cioè un qualcosa che vi dica ok, è stata letta, è perlomeno è stata ricevuta. Potreste avere
subito un eventuale messaggio, in genere piuttosto criptico e in inglese, di messaggio che non si è stato in grado neanche di recapitare, perché magari c'è stato un errore nell'email, avete messo, non so, un rifuso nella composizione della mail. In genere questo porta a un messaggio di rimbalzo, si dice, immediato, che il servizio di posta elettronica vi dà. Vi dice: oh, mi dispiace, non ho potuto inviare la posta perché l'email che hai indicato era ignoto. O alle volte il destinatario può avere un limite sullo spazio di mail. Magari lo ha raggiunto, no? Dice che tu hai a disposizione un giga di spazio, e se l'altra parte non ha l'abitudine di scaricare la posta, quel giga magari si è riempito. Allora tu tenti di mandare un messaggio, lo spazio è pieno e il messaggio viene ribalzato. Quindi in questo caso viene ribalzato non perché avete sbagliato a scrivere l'email, ma perché il destinatario, che è piuttosto pigro, non ha svuotato lo spazio. Ora, nel caso di Gmail c'è un limite di spazio. Come vedete, eccolo qua, lo dice qui: al momento abbiamo usato 0 giga, perché abbiamo scritto soltanto un messaggino, su 15 gigabyte disponibili, che è un valore appunto virtualmente infinito, soprattutto per la posta elettronica. Bene, clicco su posta in arrivo per vedere se mi arriva posta, e vedo che ancora nessuno mi scrive, ma è normale che nessuno ancora mi scriva, non ho comunicato a nessuno l'esistenza di questo email. L'unico che adesso lo può sapere è F.Leonetti, sperando che legga la posta. Ora, mi sposto su F.Leonetti. Ecco. Attimo qua. Scarico i messaggi. Ora, abbiate pazienza, devo per forza di cose coprire parti che è bene che non si vedano per questioni di riservatezza, perché questa è la mia posta elettronica personale. Ecco, però vedete, mi viene notificato un nuovo messaggio. Qui, ora non sto usando Gmail, per la mia posta personale, che tra l'altro non è definita su Gmail, ma come vedete è definita presso comune.andrea.pt.it, per scaricare questa posta uso un altro programma che si chiama Thunderbird, ma non preoccupatevi, insomma, voi concentratevi per il momento sull'uso dell'email tramite Gmail. Ecco, però, qua, vedete, si intuisce, c'è un messaggio nuovo in grassetto che ha per oggetto saluti e ha come emittente Underlearning. Vado ad aprirlo: buongiorno, sono lieto di inviare, eccetera, eccetera. Questo è l'email dell'emittente e questo è l'email del destinatario. Bene, replico, rispondi: grazie, congratulazioni e buon lavoro. Voilà, firmiamo Francesco. Inviata la posta. Ma vedete se la riceviamo. Ecco qua, vedete? Posta in arrivo, c'è un nuovo messaggio da parte di Francesco Leonetti, dall'altra parte, che è la replica al mio messaggio di saluti. Vado a cliccare sull'oggetto, infatti lui mi fa vedere il messaggio originario, quello che io ho inviato, quello che ha come emittente Underlearning. E qua me lo dice, Underlearning sei tu. Poi il messaggio di replica da parte di Francesco Donetti presso il comune di andre.pt.it. E qua leggo il messaggio: grazie, congratulazioni, buon lavoro, eccetera. Come vedete io posso ulteriormente replicare. Cliccando su rispondere posso replicare questo messaggio e fare una specie di epistole, no? Una comunicazione epistolare con via mail con Francesco Leonetti. E se ho, per esempio, interesse a far leggere questo messaggio a qualcun altro, lo posso inoltrare. Cliccando su inoltra, io posso specificare il testo di questo messaggio a chi eventualmente inoltrarlo. No, in questo caso lo elimino, clicco sul cestino per eliminarlo. Però proviamo a vedere che succede quando clicco su rispondere. Cosa fa lui? Quando clicco su rispondere, lui mi aggiunge qui in basso, vedete, non era nascosto, però c'è, mi riproduce il testo della discussione, lo scambio precedente.
Come vedete, è indentato, no? È allineato in modo tale da rendere evidente diciamo, il filo del discorso. Questo è il messaggio principale, partendo dal basso verso l'alto. Questo è il messaggio originario, poi questo è il messaggio, la replica, e ora la replica della replica. Grazie, buon lavoro anche a lei. Invia. E allora, se dall'altra parte vengo qua, riscarico i messaggi ed ecco che viene notificato il messaggio di, vedete questo re, questo sta per, indica all'oggetto, quando viene prefisso questo re, sta a indicare che il messaggio che sto ricevendo è una replica a un messaggio precedente e poi segue l'oggetto del messaggio originario. Grazie e buon lavoro anche a lei. Bene, questo è l'ABC della posta elettronica. Da questo momento voi siete in grado, e lo vedremo nelle prossime lezioni, usando la posta elettronica, di registrarvi ai vari servizi online, il primo di quali sarà proprio la piattaforma Andrea Learning. Nella prossima lezione vi spiegherò come registrarvi alla piattaforma Andrea Learning. Al momento voi per seguire le lezioni, cosa avete fatto per seguire le lezioni? Avete semplicemente cliccato sul titolo della lezione, accedendo al sito, cliccato sul titolo della lezione e poi seguite la lezione presentata. Da ora, cioè da ora, dalla prossima lezione, io vi spiegherò invece come entrare nell'area riservata facendo il login, ecco qua, per il quale sono richieste delle credenziali di accesso. Per ottenere queste credenziali di accesso è necessaria la posta elettronica, per questo finora non ho avviato questo servizio di registrazione. Se non spiegavo la posta elettronica, non potevate registrarvi. Ora vi spiegherò come registrarvi e cosa succede con la registrazione. Beh, succede che potete entrare in un'area nella quale dialogare finalmente con me e anche con tutti coloro che stanno seguendo insieme a voi queste lezioni, dialogare per chiedere chiarimenti, per suggerire argomenti con cui estendere questo corso base, per approfondirli, per confrontarvi, per discutere, per rimanere in contatto tra noi formando una comunità di apprendimento online. Alla prossima.